Quante volte nella vita, cari amici, anche noi abbiamo paura? Aprire le frontiere, aprire le porte. Anche quello. Ma prima di tutto parlo di ospitalità come spazio che un cristiano deve fare dentro il suo cuore. E ci chiedi di essere benevoli gli uni verso gli altri, di essere misericordiosi e di perdonarci a vicenda. E io dico anche alle comunità religiose di sperimentare un nuovo stile di vita, forse più sobrio, forse più essenziale. Gesù dice ai nostri cuori: non temere, non abbiate paura, non abbiate timore, io sono ancora con voi. Il Signore ci aiuti a lavarci i piedi, non strisciando per terra, ma a vivere la dimensione che ho cercato di condividere con voi. Grazie. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura avete visto la copertina dedicata a Suor Maurizia Pradovera che ci ha lasciato
quasi 10 giorni fa, il 18 di settembre, abbiamo pubblicato subito sul portale della Diocesi questo video dedicato a lei, dove abbiamo cercato di raccogliere ovviamente qualcuna delle frasi, qualcuna delle tante immagini che in questi anni ci ha donato. Ha collaborato tanto con noi, lo sapete, in particolare per me era proprio un amico, una persona importante, ma si è sempre messa a disposizione. Credo che anche quest'estate, fino a poco tempo fa, il fatto di aver commentato per noi i Vangeli, ma anche di aver voluto condividere con ciascuno di voi che ci ascolta anche la sua malattia, quando abbiamo riproposto l'intervista al professor Vallisa, ha condiviso con noi il percorso che stava facendo e anche le speranze e le preoccupazioni che l'accompagnavano. Adesso siamo sicuri che dal cielo ci accompagna, noi siamo vicini insomma anche alla comunità delle Suore Giannelline di Piacenza e di Bobbio. Veniamo adesso al primo servizio di questa puntata e parliamo dell'aggiornamento del clero che si è tenuto proprio questo venerdì e questo sabato, come sempre in occasione della solennità di San Vincenzo de Paoli. Ad aprire questi 2 giorni di formazione, padre Enzo Biemmi, che negli ultimi anni si occupa in particolare del secondo annuncio. Cioè, lui dice, il primo annuncio è far conoscere il Vangelo a chi non l'ha mai sentito, invece il secondo è farlo conoscere in un modo diverso, in un modo nuovo, a chi ne ha sentito parlare ma non ne ha fatto l'esperienza nel modo corretto, in quel modo di relazione che cambia poi la vita. Quindi sul secondo annuncio, anche collegato all'enciclica di Papa Francesco, era il tono del suo intervento. Sentiamo questo dialogo che abbiamo realizzato con lui. Inizia questa mattina da 2 giorni di formazione per il clero come ogni anno, siamo con fratello Enzo Biemmi, grazie per essere con noi, e il tema del suo intervento riguarda l'evangelizzazione, a partire anche dall'esortazione apostolica di Papa Francesco, ma già Giovanni Paolo II nel 79 diceva: è iniziato il tempo di una nuova evangelizzazione, quasi di un secondo annuncio. Spieghiamo un po' meglio che cosa si intende per secondo annuncio. Ecco, per secondo annuncio l'espressione che il Papa usava, Giovanni Paolo II, aveva come chiaro riferimento il fatto che in un'Europa che era stata cristiana e che poi progressivamente si è allontanata dal cristianesimo, intendeva un secondo annuncio come una nuova evangelizzazione a persone che comunque hanno incontrato il cristianesimo, magari l'hanno incontrato male, poi si sono allontanati dalla Chiesa. Allora intendiamo secondo annuncio come un secondo, primo annuncio a quelle persone che hanno avuto una tradizione della fede, non l'hanno mai fatta propria realmente, oppure appunto se ne sono allontanati per vari motivi, per conti in sospeso con la Chiesa, per vicende di tipo personale, e comunque questa questione del secondo annuncio di fatto è necessaria per tutti, perché il cambio culturale rimette in gioco tutta l'immagine di fede, ma anche l'organizzazione di chiesa, anche il modo di concepire il Vangelo. La cultura attuale, non più sociologicamente cristiana, rimette in gioco, in movimento, tutto un ripensamento ecclesiale, per cui secondo annuncio è vero che è necessario per chi si è allontanato dalla Chiesa, ma lo è come nuova appropriazione del Vangelo da parte di chi comunque fa parte della comunità ecclesiale. Non bastano più i codici con cui l'abbiamo ricevuto. Tra l'altro, proprio anche all'inizio del nostro anno pastorale, durante i giorni del convegno, di questo tema si è parlato tanto, no? Così come si è parlato anche dell'umanizzazione, di questo anche far passare l'umanità anche di Gesù, e quindi la figura di Gesù come colui che veramente rende più uomo ciascuno di noi che lo incontra. E ci siamo anche detti che effettivamente la situazione attuale, che viene comunque definita di crisi, rappresenta un momento di difficoltà, ma anche un mondo di opportunità, forse, per questo secondo annuncio, no? Sì, io sono convinto che la situazione culturale attuale non è ostile al Vangelo, anzi, proprio il fatto di una situazione dove la fede non è più scontata, non è più dovuta, riapre al cristianesimo una strada nuova, che poi è quella antica. Intendo dire che la cultura attuale non trasmette più alle nuove generazioni la fede, ma la libertà religiosa, e quindi la libertà di situarsi rispetto alle proposte che si ricevono, valutando la loro
significatività, la loro consistenza. Possiamo dunque immaginare che si stia gradualmente sgretolando, stia terminando un cristianesimo di eredità, un cristianesimo dovuto, scontato, mentre si è già aperto un tempo di una fede per scelta, questa sarà ormai la caratteristica fondamentale, e quindi se è una fede per scelta suppone comunità che tornino capaci di annunciare il Vangelo, perché prima non era necessario, nel senso che lo si trovava nelle case, lo si trovava a scuola, nel paese, era quindi diciamo un'assimilazione per osmosi, oggi non lo è più e quindi un volto di cristianesimo della libertà e della grazia, ma una comunità cristiana che torni capace di testimoniarlo. E questo ci porta a ragionare in modo diverso anche sull'iniziazione cristiana, cioè su come approcciare le nuove generazioni che comunque si avvicinano al mondo della fede della Chiesa? È chiaro, perché credo che l'iniziazione cristiana sia il primo nodo da reinterpretare, il primo grande cantiere pastorale da rivedere in una prospettiva non più di semplice preparazione a ricevere bene la comunione, la prima comunione o la cresima, come lo era appunto, perché questo bastava in un contesto di cristianità, ma che torni a diventare un grande tirocinio, un luogo di esperienza della vita cristiana per bambini, ragazzi che non lo vivono più, non lo sperimentano più all'interno delle loro famiglie. Bisogna quindi che la comunità cristiana reinventi un processo di iniziazione cristiana che sia un apprendistato alla vita cristiana, e questo fa sì che l'ora settimanale di catechismo non sia più sufficiente per questo tipo di lavoro. Senta, e in tutto questo l'intervento dell'esortazione apostolica di Papa Francesco che cosa aggiunge? Che nuovi spunti di riflessione ci porta? È una esortazione apostolica che ha scombinato molto le carte all'interno della visione di Chiesa e indubbiamente dà l'apporto fondamentale, in pratica la chiave fondamentale dell'Evangelii Gaudium è un appello forte a una conversione missionaria di tutte le dimensioni ecclesiali, di tutte. Per conversione missionaria intende che ogni espressione di Chiesa, ogni suo funzionamento, ogni sua organizzazione, ogni mentalità, parla di orari, di ritmi, sia in se stessa trasparenza del Vangelo e quindi più finalizzata a raggiungere le persone collocate nelle periferie, quindi una chiesa in uscita, che all'autoconservazione della comunità ecclesiale stessa. Questo è un grande codice che Papa Francesco lancia a tutta la Chiesa e chiede che appunto ogni dimensione, compresa naturalmente la catechesi, l'evangelizzazione, ma più largamente le parrocchie, la formazione a tutti i livelli, oltre naturalmente alla struttura stessa ecclesiale, al rapporto tra carisma e ministeri, al posto della donna nella Chiesa, all'esercizio dell'autorità all'interno della Chiesa stessa, del suo modo di gestire le sue risorse economiche. Ecco, perché effettivamente l'annuncio del Vangelo passa più che attraverso le parole, proprio attraverso la forma che la Chiesa assume dentro la società attuale. La gente vede la forma e l'organizzazione della comunità ecclesiale. E quindi lui dice che l'evangelizzazione passa da una riforma ecclesiale. Dentro questa riforma la catechesi e l'evangelizzazione devono rivedere anche le loro modalità e tutte le loro strumenti e globalmente tutta l'organizzazione pastorale. Siamo pronti? Non siamo pronti, però come spesso succede, non siamo pronti perché abbiamo una nobile tradizione alle spalle che è anche un peso e che rallenta i cambiamenti. Quindi non siamo pronti, ma ci siamo resi conto, credo che questo ormai sia una condivisione di tutti, di chi lavora in pastorale, che non possiamo più tardare
a mettere le mani a un cambiamento che non sia solo di facciata, ma che sia una reale conversione di Chiesa. Non siamo pronti, ma piccoli germi di cambiamento sono già in atto. Ed ora veniamo ad un'altra attività importante per la vita della nostra diocesi, è stata inaugurata pochi giorni fa, anche se ne parlavamo già da tempo. Sto parlando di intrecci collegati a Caritas, in particolare alla fondazione di Caritas che si occupa appunto di gestire i diversi servizi a favore delle persone più deboli del nostro territorio. Già da tempo, da quando nacque il Samaritano, l'idea del riuso, del rivalorizzare ciò che al momento sembra invece inutile, sembra che non abbia più vita, che non abbia più valore, da subito è stato così il motore del Samaritano. Questo valeva per i vestiti, questo valeva per gli oggetti, ma questo valeva anche per i mobili. Finalmente quello che all'inizio era solo un progetto, un'idea, ha trovato un suo spazio concreto, una realizzazione, per cui Intrecci è proprio questo modo per dare nuova vita anche ai mobili, facendo seguito a un servizio che già esisteva, che era quello di fornire appunto i mobili per la casa alle persone che non potevano far fronte a questo tipo di spese, quindi facendo incontrare chi donava con chi aveva bisogno. Ora c'è anche lo spazio per recuperare alcuni oggetti, recuperare alcuni mobili, alcuni venderli e alcuni donarli. Ma sentiamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Allora, il progetto Intrecci nasce nella linea classica della Caritas dell'ascolto delle persone. Ascoltando le persone si è rilevato il bisogno anche di mobilia e di stoviglie, attrezzature per la casa, che in questo periodo si è accentuato. È un servizio che svolgevamo già anni fa, poi era stato interrotto per varie ragioni, per mancanza di personale, per mancanza di un deposito. Adesso con l'aiuto della cooperativa Destacum, con l'aiuto dello SVEP e con un finanziamento di Caritas Italiana, il servizio è ripreso. È ripreso ed è ripreso direi un po' più in grande stile, perché appunto il coinvolgimento anche della cooperativa ha dato altre risorse oltre al volontariato Caritas, e in più abbiamo degli inserimenti lavorativi, e perché questo progetto ha diversi scopi. Il primo, sicuramente partendo dal bisogno delle persone, di soddisfare i bisogni delle famiglie, però anche di recuperare persone attraverso inserimenti lavorativi con borse lavoro, con altre forme di collaborazione con enti che portano al reinserimento di persone che hanno vissuto momenti particolari nella loro vita. La parola chiave, direi, del progetto, dell'utilizzo del mobile, è la parola funzionale. I mobili che sono funzionali alle famiglie bisognose vengono date direttamente alle famiglie. I mobili che ci vengono donati, e qui ne vediamo alcuni in questo ambiente che è l'Emporio in via Morenghi, che non sono funzionali a un utilizzo pratico di una famiglia, vengono portati qua e qua vengono venduti ad offerta. Per fare questo abbiamo anche instaurato un laboratorio di falegnameria che è in via Giordani 21 nella sede del Samaritano, dove i mobili che necessitano di un parziale restauro vengono per l'appunto sistemati e poi rivenduti in questo emporio. In questa falegnameria, anche in questa falegnameria ci sono sia volontari sia persone di reinserimento sociale che imparano anche un mestiere. Quindi anche qui c'è sempre un duplice aspetto, aiutare il bisognoso ed aiutare la persona a reinserirsi nella società imparando un mestiere per l'appunto di falegnameria. Chi vuole può anche andare in questo laboratorio e chiedere di restaurare un mobile personale, poi se lo va a riprendere pagando semplicemente il lavoro che è stato fatto, il materiale che è stato usato. Abbiamo un magazzino qua sotto dove vengono stipati tutti i mobili che vengono ritirati e direi che questa è la principale attività che viene svolta all'interno del progetto Intrecci, chiamato Intrecci perché si intrecciano i bisogni e le donazioni. Ultimo aspetto, ma non ultimo in ordine di importanza, è che si parla anche di riuso, perché è brutto sprecare quello che si può ancora utilizzare. Ed è bello vedere come un mobile che non era più niente, che non valeva più nulla, torna a valere, perché con esso torna a valere anche la storia di chi l'ha usato, di chi lo dona, e chi lo viene ad acquistare, io vorrei dire questo, non guardi solo l'oggetto in sé che vale X, ma
il fatto che acquistando quell'oggetto si aiuta e si valorizzano una serie di persone che ti stanno dietro, da chi l'ha donato a chi l'ha riparato, che è un'altra persona che magari era per strada e qui trova invece un luogo dove lavorare, dove reinserirsi socialmente, dove ridare dignità alla propria vita, che è, e qui torniamo all'inizio, il punto primo della carità diocesana, cioè ridare dignità alla vita delle persone, anche attraverso dei semplici oggetti. Partner del progetto è la cooperativa sociale Destacum, una cooperativa sociale di tipo B che quindi ha la finalità, la prima finalità è quella dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Allora, Destacum si affianca a Caritas nella gestione di questo progetto e ne è il braccio, chiamiamo, operativo. Come funziona Intrecci? Le donazioni vengono segnate in Caritas presso il centralino, vengono raccolte, vengono date a un responsabile che va a fare il giro dei donatori e valuta quello che è di interesse oppure quello che non è di interesse. Cosa significa di interesse? Significa che una cosa può essere donata, portata ai bisognosi, oppure questa, una cosa può essere messa nell'emporio, in vendita a un prezzo, diciamo, calmierato, ma comunque messa in vendita. Questa è la prima parte della filiera. La seconda parte è la consegna ai bisognosi, che viene effettuata soprattutto dalla squadra operativa della Caritas. E dopo un colloquio che viene fatto presso il centro d'ascolto, sempre in Caritas, vengono segnalati i bisogni di una famiglia. Appena possibile questa famiglia viene servita e gli viene portato quello di cui ha bisogno, che può essere un tavolo, un letto, delle sedie o qualsiasi cosa. Questa è la filiera su come funziona il progetto Intrecci. Cosa facciamo praticamente? Ci sono due squadre, quindi una composta da operatori e volontari e inserimenti Caritas che va a effettuare prelievi e consegne, e poi abbiamo anche una squadra della cooperativa che svolge le medesime funzioni in qualche modo. Questo progetto, la cui progettualità è cominciata già da un po' di anni, si propone appunto, come già diceva Franco Milani, di non sprecare nulla, cercare di sprecare il meno possibile. Il discorso dell'emporio è stato creato per dare una sostenibilità a lungo termine al progetto, quindi il nostro obiettivo non è chiaramente quello di, tra virgolette, lucrare sui mobili che i donatori mettono a disposizione, ma riuscire a sostenere questa filiera, che comunque, come possiamo immaginare, ha comunque dei costi che vanno dalla gestione del furgone all'affitto di questo spazio, al pagamento degli operatori, che comunque gli operatori sia di Caritas che della cooperativa sono educatori, quindi hanno sì la funzione di muovere mobili, ma hanno anche la funzione di aiutare i ragazzi, quindi gli inserimenti, a far passi avanti nel proprio percorso di reinserimento sociale e lavorativo, soprattutto lavorativo. Se qualcuno ha bisogno di ricevere mobili, si deve rivolgere al centro d'ascolto della Caritas in via Giordani. Se qualcuno ha la volontà di donare, allo stesso modo può presentarsi in Caritas oppure telefonare al centralino al numero 0523 3327 50. Se invece qualcuno vuole acquistare del mobilio, può venire direttamente qui in via Morenghi 3 e valutare quello che abbiamo a disposizione. Se parliamo di oggettistica, piccola oggettistica e altre cose spicciole, chiamiamole, è presente anche un'altra vetrina che si chiama appunto l'altra vetrina, sempre in via Giordani presso il Samaritano, oltre ovviamente a questo spazio in via Morenghi. Ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Mario Poggi. Ogni volta che noi ci mettiamo
in ascolto della parola di Dio, siamo chiamati alla accoglienza, a fare ospitalità a questa parola perché possa calarsi dentro al cuore e tradursi poi nelle relazioni quotidiane, relazioni che debbono essere abitate dall'amore. Il Vangelo di questa domenica ci parla della conversione che questa parola provoca dentro al cuore. Ed è a partire dal cuore che nasce il desiderio della realizzazione della volontà del Padre, della volontà di Dio. E la volontà del Padre, dice il Vangelo di Giovanni, è quella di credere a colui che ha mandato, e credere a Gesù Cristo, che è la rivelazione dell'amore del Padre per tutte le persone, per tutti gli uomini del mondo. E allora è dall'accoglienza di questo amore che scaturisce il desiderio di un rinnovamento, di un sapere fare spazio dentro alla propria vita di ogni giorno a questa nuova esperienza, capace di dar senso e significato a quello che viviamo e accogliamo quotidianamente. Il Vangelo ci parla di due modi di rapportarci con una voce che viene detta al nostro orecchio. E questa voce è quella di compiere la volontà. C'è chi questa volontà può accoglierla in maniera molto molto superficiale, e direi allora possiamo accogliere la parola di Dio in modo molto superficiale, non lasciarla calare dentro alla vita, dentro al cuore, e questa diventa una cosa completamente staccata e diversa. Questo figlio dice sì con le labbra, ma non col cuore. L'altro invece, ad una iniziale chiusura davanti all'invito del Padre, poi riflette e con la propria vita dice di sì e la realizza e la compie. E allora credo che la parola oggi voglia dire che la conversione non è mai qualcosa di automatico, ma è sempre una possibilità che ci è data. Il Vangelo ci parla in un altro passo che non chi dice Signore, Signore avrà la vita, ma colui che compie la volontà del Padre avrà la vita. È in questa realizzazione della volontà del Padre, della docilità all'amore, che sta la possibilità di permettere che la vita sia la casa dell'amore, sia abitata dall'amore. I gesti che noi compiamo nelle relazioni feriali siano il segno, siano la manifestazione semplice e gioiosa di questa vivificante presenza dentro al cuore. Si è svolto in questi giorni nella nostra città il Festival del Diritto, come è tradizione da alcuni anni, e venerdì mattina alle 12 c'è stato un intervento introdotto da Elena Camminati, che è la Presidente diocesana di Azione Cattolica. In questo incontro è intervenuto il Professor Giovanni Grandi di Azione Cattolica, docente di antropologia applicata e ricercatore di filosofia morale presso l'Università di Padova. Il tema molto interessante di questo incontro era democrazia e partecipazione nella Chiesa, anche un po' per smitizzare alcuni forse dei fraintendimenti che sono proprio sulla vita gerarchica anche della Chiesa, sulla struttura, sui dinamismi interni, ma anche per portare l'esempio di Azione Cattolica, ne abbiamo parlato più volte, che è un esempio assolutamente partecipativo, democratico. Allora ascoltiamo il dialogo con il professor Giovanni Grandi. Siamo al Festival del Diritto con il professor Giovanni Grandi, che ringraziamo per essere con noi, che interviene su un tema particolare, la democrazia nella Chiesa e la sfida della partecipazione. E c'è un sottotitolo, se vogliamo così, che parte dall'assunto che la Chiesa nella sua struttura sociale conserva alcune forme di esclusione. Concorda? Direi proprio di sì. La Chiesa non è una democrazia, in questo senso
esclude dall'esercizio del governo e del potere alcune parti di quelli che noi chiamiamo il popolo di Dio, ma i laici, le donne, per esempio. Ecco, questo è un po' il tema dell'esclusione, ma è un'esclusione solo dal governo. La tesi che un po' volevamo sostenere e proporre è che in realtà essere esclusi dal governo non significa non partecipare. Ci sono altre forme di partecipazione molto intense che non dipendono da poter accedere, diciamo, al comando, al potere. E la tesi di fondo per noi oggi è questa: dire che esistono queste esperienze di associazioni, di raccolta di persone che in nome di alcuni obiettivi si raccolgono insieme e anche senza avere potere a disposizione partecipano in maniera molto intensa non solo alle attività, ma partecipano in modo attivo, propositivo. Quindi è una tesi un po' che vuole confutare forse l'idea che se c'è una struttura piramidale non c'è partecipazione. E direi, facendo l'esempio di Azione Cattolica, che poi è quello su cui lei si soffermerà, che non solo c'è partecipazione, ma c'è, direi, un reale esempio invece di democrazia nella vita di Azione Cattolica, o no? Sì, direi di sì. L'Azione Cattolica rappresenta un po' un paradosso, se vogliamo, perché da una parte è un'associazione che dal punto di vista civile risponde a tutte le caratteristiche di una struttura democratica, di democrazia rappresentativa. Quindi con tutti gli organismi, i consigli, le presidenze, tutte le strutture proprio tipiche di una partecipazione forte. E quindi questa è molto diversa dalla struttura della Chiesa. Dall'altra però la Chiesa la riconosce come la forma più vicina ai vescovi nello stare nelle parrocchie, nelle diocesi, nel collaborare. Quindi ha un po' questo doppio livello di proposta. Da una parte per i laici molto partecipata, dall'altra molto molto vicina a chi, mettiamola così, comanda nella Chiesa. Anche se ovviamente dire comanda nella Chiesa andrebbe un po' commentato, ma teniamola come espressione. Quindi comunque Azione Cattolica forse anche un esempio da questo punto di vista, no? Magari anche, che ne so, per la vita della Chiesa, ma anche per la vita di altre associazioni. Ma dall'altra parte, appunto, si dice in questo assunto che introduce il suo intervento che la Chiesa, non è un luogo democratico, lei però diceva diversa cosa è democrazia e partecipazione, perché comunque da sempre la Chiesa, parliamo di dottrina sociale, invita alla partecipazione, partecipazione non solo all'interno della Chiesa, ma partecipazione attiva alla vita sociale, quella che noi oggi definiremo cittadinanza attiva, o no? Sì, esattamente, l'idea è proprio questa, che esistono dei modi per partecipare al tessuto civile, cioè alla vita proprio di una città, di un territorio, che dipendono soprattutto dalla capacità delle persone di stare insieme per degli scopi comuni. Questa è l'idea. E l'Azione Cattolica, come tutte le associazioni del resto, lavorano su questo principio, si danno delle finalità e si raccolgono attorno a una finalità. Ogni territorio ha degli scopi e delle finalità che coltiva, ha un bene comune, lo chiamiamo anche così, che diventa l'obiettivo per tutti. Partecipare a questo sta nel DNA non soltanto dell'Azione Cattolica, ma della Chiesa, proprio stare con la gente, accanto alle persone sui problemi che attraversano, cercando un po' di affrontarli e di risolverli insieme. Questo è l'essere Chiesa, ecco, e quindi in questo si incarna, credo, bene nell'Azione Cattolica, ma anche bene in tante altre realtà. Quindi Azione Cattolica può essere in qualche modo definita un po' una sorta di palestra nella quale anche si inizia a militare respirando un certo tipo di modo di partecipare per poi estenderlo magari anche col bagaglio della propria fede a quella che appunto è la vita civile, la vita di una comunità? Sì, direi di sì. E forse è una palestra ancora prima che dal punto di vista della fede, proprio dal punto di vista delle dinamiche civili. Perché la struttura che prevede consigli, elezioni, voto, a cui partecipano tra l'altro già i giovani in maniera molto forte, insegna cosa significa essere rappresentante di qualcuno e quindi insegna cosa significa sporgersi sull'ambito civile e sull'ambito della costruzione del bene non come leader ma come rappresentanti di altre persone e discutendo con tutti quanti di quello che bisogna realizzare, come farlo e via dicendo. Questo rappresenta un grandissimo esercizio di mediazione che è forse la cosa che manca nella società di oggi, capacità di stare insieme, di discutere, di trovare una via per uscire dai problemi che sia condivisa da tutti e non soltanto portata avanti dal leader più forte del momento. Faccio un'ultima domanda. In questo periodo la nostra diocesi, ma direi questo in seguito a quello che è il cammino della Chiesa, riflette un po' anche sulle modalità che possono e forse devono cambiare di annunciare. No? Si parla di secondo annuncio, un contesto che oggi è radicalmente diverso, per cui chiede di starci dentro in un modo completamente diverso. A questo punto può essere che anche il modo che ha la Chiesa di governarsi al proprio interno possa essere suscettibile di modifiche oppure comunque no? Ma questo io non lo saprei, ma credo che non sia rilevante.
nel senso che quello che invece importa è che le persone che appartengono alle parrocchie, al tessuto ecclesiale, siano in grado veramente di comprendere e di stare accanto ai problemi del territorio e delle persone. Questo è l'elemento fondamentale. Papa Francesco invita a questo, non sta invitando a riformare le strutture per la smania di cambiare strutture, ma proprio per dire proviamo a trovare i modi per stare più accanto ai problemi, ai nodi della vita, ai luoghi in cui le persone soffrono, cerchiamo di stare lì, di ascoltare anzitutto, aiutare a dar parola alle fatiche e in questo modo si sta insieme e si costruisce. La questione delle strutture viene dopo, non è così essenziale, ecco, è essenziale invece ascoltare e questo il Papa lo sta insegnando in maniera molto forte. Forse in questo cambia l'assetto di Chiesa, cioè una Chiesa che non è più tanto invitata a ripetere delle lezioni col megafono, mettiamola così, ma invece forse sussurrando le cose all'orecchio delle persone, stando vicino, questo è un modo di prossimità molto più efficace proprio per stare sulla vita delle persone e non per starci sopra in un modo che un po' così non è efficace ma poi non è neanche evangelico alla fine. Ed ora vediamo insieme gli appuntamenti per la vita della nostra diocesi. Martedì 30 settembre presso la chiesa delle Carmelitane in via Spinazzi alle 21, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, veglia di preghiera per il prossimo sinodo sulla famiglia, importante evento ecclesiale singolarmente legato anche alla testimonianza di Santa Teresa di Gesù Bambino e dei suoi genitori. Sabato 4 ottobre la solennità di San Francesco nella Basilica in città. Alle ore 10 la messa con l'unzione degli infermi, celebrata da Padre Secondo Ballati, alle 18 la messa celebrata dal Vescovo con Monsignor Luigi Ferrando e le autorità offriranno l'olio della lampada di San Francesco, in particolare il sindaco. Tutti gli appuntamenti della settimana francescana che accompagnano appunto questo evento sono sul portale della diocesi, così come gli altri appuntamenti legati alla solennità di Santa Teresa di Gesù Bambino, e trovate anche naturalmente ancora le relazioni del convegno diocesano, tutte le attività della nostra diocesi, quello che insomma insieme stiamo cercando di donarvi anche per iniziare questo nuovo anno pastorale. Trovate i sussidi, vi ricordo che le parrocchie possono ancora ordinare anche il materiale presso l'ufficio di pastorale, comunque tutte le informazioni sono sul portale della diocesi. Il nostro vescovo peraltro ha appena iniziato la nuova visita pastorale in Valtaro e Valceno. Io vi auguro una buona settimana e vi aspetto sabato.